Ok, siamo ripartiti nella nostra diretta, facciamo un brevissimo riepilogo. Allora, diciamo un subito, carachiri in diretta. Abbiamo nominato DAZN ed è successo di punto, quindi è saltata la diretta, ma vabbè, ma non ce la possiamo prendere con DAZN. Semmai ce la possiamo prendere con chi ha finito i giga, con chi ha finito i giga. Ed ecco perché ho voluto... Però è colpa di Tim, che abbiamo qui un esponente Tim, che non ha fatto l'offerta corretta. Ah, ecco, quindi tu hai strusciato fino alla fine per arrivare alla fine, cioè, dei giga. Non facciamo, altro che caricare giga e lui spreca. Allora, non so se serve un riepilogo, direi, non è col cilicio così. Cosa stiamo a riepilogare? Vabbè, l'unica cosa divertente da riepilogare è l'Inter. Francamente basta, perché ne abbiamo più che sufficiente. Ecco, quello ci diverte, sai che è un argomento che tiene viva l'attenzione di tutti, appena si parla di Inter succede come tutto. Faremo senza Inter? Senza, cioè, la realtà alla fine è questa. Come faremo senza Inter? D'altronde l'inno dell'Inter si chiama Amala perché passa Inter. Allora, no, diciamo qualcosa del Napoli, perché sappiamo che abbiamo anche tanti amici che ci seguono da Napoli, dei napoletani, quindi questo Napoli, ragazzi, c'ha 6 punti. Questo Napoli c'ha 6 punti con una campagna acquisti non faraonica, perché veramente non hanno neanche stampato le maglie dei mondiali. Campagna acquisti di niente, non hanno comprato niente. Questo Fabian Ruiz, è arrivato il portiere Ospina l'ultimo giorno. Eppure una gran fame, perché ribaltare a Roma non è facile, perché poi la Lazio ieri non mi sembra che abbia giocato così male contro la Juventus, no? Non ha giocato così male, ma diciamo la verità, la Juventus è troppo più forte, ragazzi. La Juventus sì, è troppo più forte. La Juve è un'altra cosa. La Juve gioca male, pur giocando male, alla fine la risolvono i giocatori. È una fase di rodaggio, dai, non si può dire gioca male. Vediamo poi come si assestano le cose per la Juve. Però comunque la Lazio non è una squadraccia, via. Il Napoli è primo in classifica con 2 partite subito tic tac, non semplici, per cui tanto di cappello. E una che le prime 2 di campionato si è beccata il Milan e la Lazio. Io credo che la forza del Napoli, ragazzi, dite se non è vero, è Ancelotti. Comunque Ancelotti è stato un acquisto clamoroso del Napoli, perché Ancelotti, cioè, l'anno scorso, con tutto quello che si può dire di Sarri, che anche oggi ha vinto, è primo in Premier League, niente da dire, ma secondo me l'anno scorso non avrebbero ribaltato la partita con Milan. È successo, è successo, esatto, sì, sì. Da 0-2 è successo a 2-3, con la Roma, quando perse con la Roma, 2-3 Sarri non l'avrebbe ribaltata. Verissimo, dobbiamo stare zitti su Sarri, perché è al comando della Premier League. 9 punti, Sarri Ball sta dominando la Premier League. No, adesso, dominando, te utilizzi sempre il Manchester City ha pareggiato. Vabbè, ha 2 punti di vantaggio sul Manchester City. Il Liverpool cosa fa? Sai qual è la differenza? Ha vinto 1-0. Ha vinto. Gol di Salah. Sai qual è la differenza che sta facendo Ancelotti? Non si lamenta mai, non dà nessun alibi ai giocatori. Cioè, mentre puoi dire, tutti dicono il mercato del Napoli non ha fatto niente, Ancelotti sta continuando a dire: i miei giocatori sono forti, erano forti l'anno scorso, questa è una bella squadra, li valutiamo tutti giocando, quindi non dà alibi a nessuno. E dice: possiamo vincere lo scudetto. Non sta dicendo non abbiamo fatto il mercato. Quindi, da allenatore esperto, abituato a vincere, sta impostando tutta la comunicazione in un altro modo, a differenza di tanti allenatori che invece sono pronti sempre a lamentarsi e a creare alibi per prima i giocatori. Beh, sicuramente comunicativamente non è Sarri. Sarri comunque è un'altra cosa. Però, ragazzi, sapete, no, quella grande mossa di Sarri, qual è stata la grande mossa della settimana scorsa? Qual è stata? Deciso di far allenare il Chelsea solo nel pomeriggio. Ah, sì, è vero. Per lasciare la mattinata libera a tutti i giocatori, di stare con i figli, in famiglia, di fare tutto. Alcuni giorni. E questo dove l'ha tirato fuori? Sempre, tutta la settimana. Questo è il nuovo Sarri col Chelsea. Ma per una settimana o sempre fino a fine? Allora, gli allenamenti del Chelsea saranno dal pomeriggio in poi. Quindi i figli il mattino vanno a scuola, i genitori stanno tranquilli, al pomeriggio i figli sono a casa, i genitori... Tu sai benissimo, allora, chiunque, io non ho figli, ma chiunque ha figli sa benissimo che c'è un'organizzazione, bisogna portare i figli a scuola, quindi potete immaginarvi, no, che non so, fatti diventare Hazard porta i figli a scuola, quindi, soprattutto con quello che guadagnano potranno permettersi, esatto, una babysitter, Giorginho porterà a scuola i figli in bicicletta, è stato una mossa sociale, no, ma sicuramente Conte faceva portare i figli a scuola, Alessio a Carrera gli faceva accompagnare i figli a scuola bus, praticamente li ha fatti diventare dei casalinghi.
Allora direi che comunque siamo a buon punto, sì, con le recuperazioni di stasera. Comunque, no, mi riallaccio a quello che diceva Paolo relativamente ad Ancelotti, che difende tutti i suoi giocatori. Anche Luciano Spalletti difende D'Albert a spada tratta. Infatti, invece in campo stasera, nonostante a furore di popolo, ogni interista lo avrebbe voluto in panchina, se non addirittura in tribuna, dopo l'orrenda prestazione di Sassuolo. Su D'Albert, in effetti, la spada bisognerebbe usarla in un altro modo. Simone, cosa ti senti di dire tu sulla situazione invece per la retrocessione? Eravamo partiti dicendo che avevamo visto bene l'Empoli, subito smentiti 2-0 dal Genoa. Credo che il Frosinone non abbia senso di stare in Serie A. La Spal sarà la squadra che sicuramente retrocederà. Anche la Spal? Anche se la prima in classifica. La miseria. Sì. E ho visto, speranza. Ho visto Chievo-Juve, ho visto che il Chievo... Un macello. Il Chievo ne ha presi 4 a Firenze. No, ma una squadretta. Il Bologna è l'altro, cioè, che... Lo se scendiamo noi, cioè uno di noi gioca a titolare veramente nel Chievo, non sto scherzando. Il Bologna è a rischio, anche il Bologna. Cioè, guardate. Sì, il Bologna anche. Bologna non lo dice. Diciamo che per la retrocessione ci sarà un bel da fare. Campbell, infatti, ho sentito prima cosa ci va a fare Campbell a Frosinone. Mi sono chiesto Campbell a Frosinone. Non mi ricordo dove era l'anno scorso, ma era in Premier League. In Premier giocava Campbell. Vabbè, Campbell giocava nell'Arsenal. L'anno scorso è andato Clichy e Danilo. Chi cavolo era? Sono andati a Campbell. A Camden Town, a Benevento quindi. Si è lasciato sfuggire. Comunque, il campionato di Serie A si è lasciato sfuggire un fenomeno che era Diabaté. Sì, io ti ricordo che ero innamorato di Diabaté in Turchia, in una squadretta, un Jean Sport. Qualsiasi. All'Inter avrebbe fatto comodo. Al posto di Callon avrebbe fatto comodo. Calloni, anzi, di Calloni. Callon, puttana dentro. A proposito, è partita anche la Serie B. Un po' a singhiozzo è partita la Serie B, però è partita con le 19 squadre, così come la campagna abbonamenti della Vittoria Libertas, che tu hai fatto il grande testimonial. Sta andando bene, c'era già anche, l'ho fatto io venerdì, e nonostante fosse un venerdì lavorativo, non per me, e c'era gente, ed è ancora solo in prelazione per i vecchi abbonati, tranne perché non eri abbonato, come l'hai avuto? Perché se non scegli i posti che sono sotto prelazione, puoi farlo. C'era molta gente, fila, molto successo il discorso delle felpe, tanta gente che le provava. Senti, una domanda invece che ti faccio a te, adesso con questa attività giornalistica che stiamo facendo, cioè te alla tua età, a 50 non dico quanti anni, per la prima volta in vita tua hai deciso di pagare per andare a vedere la Scavolini, perché? La Vittoria Liberta, scusate, io ancora vado con Scavolini. Perché nella vita arriva il momento in cui qualcosa devi ridare. E dopo essere andati avanti così tanti anni. Dopo essere andati avanti tante volte ad avere, esatto. È arrivato il momento, ho pensato che era arrivato il momento di ridare. Grande, sì. Potevamo accreditarci come senza giacca, ma vogliamo partecipare alla campagna abbonamenti della un benefattore. Che poi gli abbonamenti li abbiamo divisi equamente, giusto? Sì. Parlando un po' anche di rischio. Saluto Matteo Zolli che si è collegato. Usi quello di mia moglie. Senti, allora noi direi che siamo arrivati alla fine di questa doppia diretta, sì, perché abbiamo avuto l'interruzione a causa da Zon, sì. Ma non è dipeso da noi. Una cosa molto importante, voi tutti che ci seguite, mi raccomando, non perdeteci giovedì pomeriggio da Radio Prima Rete, perché siamo ospiti di Radio Prima Rete per presentare la nostra attività di Senza Giacca, e non è detto che ci siano delle novità future, quindi giovedì pomeriggio alle ore 17 al programma di Mattia Ferri su Radio Prima Rete noi saremo protagonisti con il nostro format di Senza Giacca. Quindi doppia diretta sia sulla pagina Facebook dei Senza Giacca sia sulla pagina Facebook di Prima Rete. Una ragione in più per mettere assolutamente mi piace, esatto, alla nostra pagina Facebook. Mi raccomando, non dimenticate mai di mettere mi piace, tutti quelli che ci seguono, anche quelli che non ci seguono, non so come fanno. Ma... ricordiamo che domani sera non c'è la diretta. Domani sera non c'è la diretta.
diretta perché... Per motivi personali. Per motivi personali. Di sciopero. No, non è uno sciopero, in realtà è un... La Casa Mancini domani sera festeggia una ricorrenza molto importante, non stiamo a dirvi cosa, quindi... Ma anche come... Casa Studio. No, ecco, no, soprattutto Casa Mancini, dai, è molto anche, più importante. Anche Casa Studio. Come, come le giustificazioni a scuola, motivi esatto. personali. Motivi personali. Motivi familiari. Quindi vi salutiamo tutti, mi raccomando, giovedì su Radio Prima Rete. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ragazzi, ciao. Ciao, ciao. Mi piace.